Shalom Uvracha. Parashah di questa settimana, Parashat Korach, parla lungamente la Parashah della famosa discussione, della famosa interpretazione sbagliata di Korach verso Moshe Rabbeinu. Korach viene da Moshe Rabbeinu e dice: Madua titnasu al Kaal Hashem? Perché pensate di essere meglio di tutti gli altri? Tutti i membri di questo popolo qua sono tutti santi. Se sono tutti santi, non c'è bisogno che tu, Mosè, sii il capo, o tu, Aaron, sii il Kohen Gadol, siamo tutti allo stesso livello. Nel libro Mei Shiloach porta la spiegazione parlando di una Gemara. La Gemara in Tanit, 31° Daf, porta le seguenti parole. Atid HaKadosh Baruch Hu la'asot machol la'tzadikim. Che nel futuro HaKadosh Baruch Hu farà un machol. Machol è un ballo in cerchio per tutti i tzadikim. Spiega al Meshiloach cosa vuol dire tutto questo. Sappiamo che ognuno di noi ha una parte di HaKadosh Baruch Hu dentro di sé. E se ognuno ha una parte di HaKadosh Baruch Hu dentro di sé, vuol dire che siamo tutti uguali, siamo tutti allo stesso livello, perché HaKadosh Baruch Hu ha diviso in ognuno di noi una parte di sé. Quando HaKadosh Baruch Hu ha soffiato dentro di noi per darci la vita, ha soffiato una parte di lui. E se abbiamo tutti una parte di lui, siamo tutti allo stesso livello, perché? Perché siamo tutti alimentati dalla stessa fonte. Allora, perché tu, Mosè, sei a capo di noi? Dobbiamo essere tutti uguali, non esiste un capo, siamo tutti allo stesso livello. E la Gemara dice che HaKadosh Baruch Hu nel futuro farà un cerchio, un ballo in cerchio per i tzadikim, dice Korach. E spiega al Meshiloach cosa vuol dire un ballo in cerchio, porta le parole del Midrash. Il Midrash spiega perché un ballo in cerchio, perché una delle caratteristiche del cerchio è che se una persona si mette in mezzo a questo cerchio, allora la distanza tra lui e tutti quelli che fanno parte del cerchio, la distanza è uguale. Per questo dice Korach, se Atida Kadosh Baruch Hu l'asot machol tzadikim, se Kadosh Baruch Hu nel futuro metterà tutti i tzadikim in un cerchio a ballare, vuol dire che lui in mezzo, vuol dire che lui è distante equivalentemente da ognuno dei tzadikim. Allora perché tu, Moshe, sei più vicino da Kadosh Baruch Hu? Perché tu, Aaron, sei più vicino da Kadosh Baruch Hu? Nessuno è più vicino, nessuno è più lontano, siamo tutti alla stessa distanza, o più giusto, la stessa vicinanza con Kadosh Baruch Hu. Allora perché voi siete più vicini, più importanti di noi? E se mi vuoi dire che tu, Moshe, o tu, Aaron, siete della dinastia, dei capi, perché? Perché Amram era il primo capo e Amram che era il vostro padre. Siamo tutti discendenti di Levi, dice Korach. Così ci spiega l'Alshech HaKadosh, abbiamo tutti Zchut Avot, abbiamo tutti i meriti dei nostri padri, di Avram, Yitzchak, Yaakov, e da Yaakov è nato Levi, e poi c'è stato, da Levi è nato Amram, che Amram era poi il padre di Mosè e di Aaron, ma Amram non era l'unico figlio di Levi, c'erano altri figli, c'erano Izzar, e Izzar, che era appunto il padre di Korach, anche lui era figlio di Amram, anche lui era figlio di Levi. Quindi dice Korach, perché tu sei meglio di me? Il motivo principale che portano, così spiega Rashi, per cui Korach si è, diciamo, arrabbiato ed è andato contro Mosè, è perché è stato nominato suo cugino Elizafan ben Uziel come Nassi, come capo tribù. E se dice Korach, siamo tutti uguali e io sono figlio di Izzar, Izzar è più grande di Uziel. Vuol dire mio cugino Uziel. Mio cugino Elizafan, scusate, che è il figlio di Uziel, ovvero lo zio di Korach, è stato nominato capo di Nassi, nonostante suo padre è più piccolo di mio padre. Allora, se Moshe e Aaron sono i primi, chi deve venire dopo di lui? Vengo io. Allora, perché dai a Elizafan ben Uziel il titolo di Nassi? Siamo tutti santi. Allora, o siamo tutti uguali, o andiamo secondo l'età, secondo chi è più grande riceve il titolo
di Manig. Poi c'è il Cohen e poi c'è anche Nassi. Allora Nassi devo essere io. Come dice il Fiskuni, Kulam Doshim siamo tutti santi, non c'è nessuno che è più santo dell'altro, e non solo noi, dice Betevi, ma anche i primogeniti. Infatti c'è una delle opinioni che i 250 che sono aggregati a Korach erano tutti primogeniti, e specialmente la tribù di Reuven. Perché? Perché Reuven era il primogenito, dice, anch'io devo ricevere qualcosa, se siamo primogeniti, allora se il titolo è valido, dobbiamo tutti ricevere dei titoli. Ma Korach dice, o è valido per tutti o non è valido per nessuno. Se siamo tutti santi, non è valido per nessuno. Se invece vuoi dare titoli alla gente, devi dare titoli che sono giusti secondo l'età o secondo l'importanza. Ma c'è da capire una domanda. Elizafan ben Uziel è stato nominato Nassi, ovvero capo della tribù, alla fine di Parashat Bamidbar. Se guardiamo Bamidbar 3, 32, lì il Pasuk dice Elizafan ben Uziel era il capo della tribù di Levi, e dice Rashi Memunè al Kulam, lui Rashi era responsabile di tutta la tribù. Negli anni precedenti abbiamo parlato della famosa discussione tra il Rambam e l'Even Ezra quando è accaduto il fatto di Korach. Secondo l'Even Ezra è accaduto dopo il Chet Ha'Egel, ma secondo l'opinione principale, così anche quasi tutti i Mefarshim seguono, è l'opinione del Ramban, che il Ramban dice che l'episodio di Korach è avvenuto dopo il Chet HaMeraglim, dopo che le spie sono tornate dalla terra di Israele. Secondo l'opinione del Ramban, appunto, che l'opinione principale è che il fatto di Korach è accaduto dopo che le spie sono tornate da Israele, chiedono vari commentatori come mai Korach si è svegliato solo adesso. E solo adesso dice, Lama titnasu al Kaal Hashem, perché voi siete meglio degli altri, siamo tutti santi. Di solito, quando una persona è contro una decisione che viene presa, è contro la decisione subito. Se Elitzafan ben Uziel è stato nominato Nassi, ovvero è stato nominato capostipite della tribù di Levi, alla fine di Parashat Bamidbar, perché Korach allora non ha alzato la voce e ha iniziato la sua discussione? È iniziato ad andare contro Aaron e Moshe già allora? Perché Korach ha aspettato? La parasha, perché Korach ha aspettato appunto l'episodio dei Meraglim per andare contro Moshe Aaron? Doveva già subito, alla fine della parasha di Mamidbar, andare contro Moshe. Porteremo due risposte, una del Tiferet Yonatan, Rabbi Yonatan Ebeshitz, e l'altra del Dushat Levi, Rabbi Levi Yitzchak Mibardichev, ma prima di entrare nelle loro risposte, per capirle meglio, guardiamo un versetto in Parashat Bealotra 11:26. Nella Parashat di Bealotra porta la Torah che Eldad u Meidad mitnavim b'machaneh. Queste due persone qua, Eldad u Meidad, così porta Rashi il nome del Sifri, hanno iniziato a dire che c'è una profezia che gira, e la profezia dice che Mosè morirà nel deserto. E colui che porterà il popolo di Israele dentro la terra di Israele è Yeshua e non Mosè. Cosa vogliamo prendere da qua? Vogliamo prendere che Korach sapeva, Korach era a conoscenza del fatto che Mosè Rabbeinu non avrebbe portato Bnei Israel dentro la terra di Israele. Per questo dice il Tiferet Yonatan, Korach era già arrabbiato con Mosè e con Aaron da tempo. E la sua rabbia è aumentata quando Elitzafan ben Uziel è stato nominato capo tribù. Ma Korach ha fatto un calcolo. Se è vera la profezia che Moshe morirà e Yoshua è quello che porterà, vuol dire che Moshe Rabbeinu a breve non ci sarà più. Se Moshe Rabbeinu, che io sono contro di lui, non ci sarà più, allora perché iniziare una discussione se tra poco potrò essere io il capo senza avere Moshe Rabbeinu? Questo era il pensiero di Korach, per questo Korach, quando è stato nominato Elitzafan ben Uziel, non ha aperto bocca, è stato zitto. Si è detto: soffrirò ancora qualche mese, ma poi Moshe Rabbeinu non ci sarà più, e quando Yeshua porterà il popolo, potrò diventare io il leader di Am Israel. Però succede qualcosa. Cosa succede? Che Moshe Rabbeinu manda queste spie. Ha detto Korach: ok, manda le spie tornano, riferiranno a Moshe Rabbeinu cos'è la terra di Israele.
Poi Moshe Rabbeinu succederà qualcosa, lui non ci sarà più, e Yoshua porterà, non ha detto niente. Ma dal momento che le spie tornano e le spie dicono quello che hanno detto sulla terra di Israele, e HaKadosh Baruch Hu decreta ancora 40 anni nel deserto, ha detto Korach, io questo non lo posso sostenere. Posso trattenermi qualche mese finché Moshe non c'è più e Yoshua porta, e poi cercherò di diventare capo di Israele. Ma adesso che ci sono altri 40 anni nel deserto, vuol dire che ci sono altri 40 anni di Moshe Rabbeinu. Se ci sono altri 40 anni di Moshe Rabbeinu, non posso aspettare. Per questo ti dice il Ramban, l'episodio di Korach quando è successo subito dopo i Meraglim. Perché? Perché subito dopo che Korach ha sentito che i Meraglim hanno portato sul popolo di Israele ancora 40 anni in deserto, il piano di Korach di aspettare che Moshe non ci fosse stato più, non sarebbe stato più presente, Yoshua avrebbe portato dentro la terra di Israele il popolo di Israele, questo piano non funziona più perché ci sono adesso 40 anni da aspettare. Dice Korach, io non aspetto 40 anni, quindi adesso inizio la mia discussione contro Moshe per eliminare Moshe già da adesso, perché voglio essere io il capo di Am Yisrael. Questa è l'opinione del Tiferet Yonatan. Viene il Kedushat Levi e dice la stessa idea, ma quello che voleva Korach era una cosa diversa. Il motivo per cui Korach non è andato contro Moshe Rabbeinu dal momento che è stato nominato suo cugino Elizafan ben Uziel, capo tribù, dice il Kedushat Levi, è molto simile a quello che abbiamo detto prima. Uno dei motivi che porta lo Zohar per cui i Nessi'im, che sono stati mandati da Moshe Rabbeinu a riferirgli di com'era la terra di Israele e hanno riferito cose negative, dice il Zohar che il motivo era molto semplice, perché i Nessi'im, i capi tribù, sapevano che dal momento in cui entrano nella terra di Israele non saranno più capi tribù, non c'è più bisogno. Dicono i Nessi'im, noi siamo qua nel deserto, la tribù ci ascolta noi, siamo capi tribù, siamo qualcuno qua. Perché adesso portare tutta la nostra tribù dentro la terra di Israele, dove noi non avremo più nessun titolo, rimaniamo qua nel deserto. Se parliamo male della terra di Israele, non vorranno entrare. E così guadagniamo di essere Nessi'im. Dice il Kedushat Levi, lo stesso conteggio che abbiamo fatto prima, Korach ha fatto con Elizafan ben Uziel. Dice il Kedushat Levi, Elizafan ben Uziel, che era il capo tribù, doveva essere il capo tribù fino a quando? Fino all'entrata di Israele. Dal momento in cui entrano nella terra di Israele non sarebbe più stato Nassi, come abbiamo detto. Dice Korach, allora potevo prendere io in mano tutta la tribù. Dice Korach, perché devo adesso iniziare a litigare quando è stato nominato? Sto zitto ancora qualche mese, quando entriamo nella terra di Israele prendo io in mano, visto che lui non sarà più Nassi. Però le spie tornano e parlano male della terra di Israele. I Nessi'im tornano, i capotribù tornano e parlano male della terra di Israele. Dice Korach, se la punizione qual è? Ancora 40 anni nel deserto. Dice, io aspettare ancora 40 anni non voglio. Per questo, subito dopo i Meraglim, ci dice il Ramban, Korach si è alzato, ha iniziato la sua discussione, la sua machloket, la sua, diciamo, battaglia contro Moshe Rabbeinu. Abbiamo portato qua due motivi, il motivo di Tiferet Yonatan e il motivo di Moshe Levi, tutti e due basati sulla punizione che hanno ricevuto Am Israel. Dopo il fatto dei Meraglim, che per 40 anni devono ancora rimanere, e Korach 40 anni non è disposto ad aspettare. Dopo questa piccola introduzione a capire come mai l'episodio di Korach è accaduto adesso, vogliamo cercare di arrivare all'origine, di dove è nata la voglia di Korach di essere capo, come Korach è arrivato a un livello di avidità così basso, e se guardiamo sia Midrashim sia lo Zohar, parlano di Korach come di una persona con potenzialità enorme, di una santità enorme, che aveva tutto per diventare veramente uno dei più grandi del popolo ebraico. Ma dopo quello che ha fatto, è arrivato all'opposto. Al posto di essere uno dei più grandi nel modo positivo, è diventato uno dei più grandi, tra virgolette, in modo negativo. Non c'è nessuno al mondo che viene chiamato come Korach, non c'è nessuno al mondo che vuole ricordare se stesso aggregato a Korach. E la Torah ci insegna che la Mahut, tutta l'essenza di Korach HaMachloket,
Ma una persona non arriva a tutto questo se non c'è, se non ci sono episodi prima. Non è che si alza e inizia a dire: ok, oggi voglio fare una discussione, voglio discutere. Bisogna avere delle midot, deve essere tutto un processo di fatti per poter arrivare a questo livello per discutere contro Moshe Rabbeinu. E cerchiamo di capire. Ma anche il nome stesso, il nome Korach, non è un nome normale. Non è un nome comune, bisogna capire l'origine, come chiede il Chatam Sofer. Poco vedremo l'origine. E da come scrive il Balaturi, che la parola Kriya Aida, ovvero tutta la congregazione, la parola Kriya Aida, nel secondo versetto della Parashah, Kriyei Aida, è scritta senza l'aiuto. Dice il Balaturim, sai qual è il motivo per cui è scritta senza l'aiuto? Perché facendo questa discussione sono andati contro tutte le Aseret Hadibrot, tutti i 10 comandamenti. E c'è da capire, discutendo con Moshe Rabbeinu si va contro tutti i 10 comandamenti? Dov'è? Korach non ha dissacrato lo Shabbat? Korach non ha ammazzato qualcuno Milachatrila dopo, forse con la discussione. Korach non ha rubato niente a nessuno, apparentemente. E Korach sicuramente non ha mancato di rispetto ai suoi genitori. Quindi, come tutte le Aseret Hadibrot entrano nell'episodio di Korach, secondo il Balaturim, va capito. Rashi, nella spiegazione sulla prima parola della Parashah, Vayikach Korach, e Korach prese. E non c'è scritto cosa prese. Dice Rashi, Vaikach Korach, lakach et atzmo lezad acher. Ha portato se stesso in un altro lato. Rashi apparentemente copia le parole del Midrash, ma nel Midrash c'è scritto acher e Rashi porta la parola echad. Come mai Rashi cambia il Lashon del Midrash? Il Midrash dice Acher da un altro lato, Rashi porta da un lato. Nella Gemara, nel trattato di Sanedrin, Daf Kufyud, lì la Gemara parla per 2 o 3 Daf cose molto interessanti su Korach, anche robe facili da leggere, molto molto interessante leggere sull'episodio di Korach come lì la Gemara lo porta. Dice lì la Gemara in nome di Resh Lakish, che Korach lakach mekach ra le'atzmo, ha portato qualcosa di brutto su se stesso. Infatti il Balaturim dice, Vayikach Korach, è lo stesso valore numerico di Bemekach Ra. La prima volta che il nome di Korach appare nella Torah è nella parasha di Vayishlach. Vayishlach 36-18 porta, quando la Gemara e quando la Torah lì elenca le mogli di Esav, una delle mogli di Esav era una donna che si chiamava Halivama. Uno dei figli che ha avuto Esav con questa Halivama, Aluf Korach. Quindi Korach in origine era uno dei figli di Esav. Parashat Vayishlach 36-18. Dice il Chatam Sofer, non capisco. Korach, figlio di Izzar, figlio di Kehat, figlio di Levi, figlio di Jacob, guardiamo che grande dinastia aveva. Come può essere che dei grandi tzaddikin così hanno deciso di dare a Korach il nome di uno dei figli di Esau? Domanda del Chatam Sofer. Come dice la Gemara nel trattato di Yumah 38, Reshaim lo maskinan beshmei, non si ricorda i nomi dei Reshaim, non c'è bisogno, non c'è nessun motivo. Spiega l'Irashi che una persona non deve chiamare suo figlio col nome di una persona che era un Rasha. Dice il Chatam Sofer una risposta, e dice il Chatam Sofer c'è il famoso Pasuk Be'achuta Mshulash Bimeralo Inatek, che quando c'è una dinastia di tre, non velocemente si stacca la dinastia, ovvero ci sono tre tzaddikim uno dopo l'altro, la dinastia non si stacca così velocemente, ma vedi che da Korach si è staccata.
Per questo Korach ha preso la Kedushah, ha preso la santità e è andato nel lato opposto. Così risponde il Chatam Sofer, ma non risponde veramente alla domanda. Rimane un po' difficile la sua domanda, ma cercheremo di capirlo. Nell'altro commento del Chatam Sofer sulla Torah, dice Torat Moshe, Rav lachem ki kol ha'eda kulam doshim. Dice il Chatam Sofer lì, la parola Rav la troviamo già da Esav. Esav quando parla con Giacobbe gli dice, io ho tanto, gli dice, Yeshli Rav, io ho tanto, possiedo tanto. Cosa gli risponde Giacobbe? Yeshli kol, io ho tutto. Quindi quando Korach va da Moshe gli dice, Moshe tu parli come Esav, tu sei come Esav. Se hai tanto come Esav, allora cos'hai bisogno anche di essere il manhig, di essere il capo? Esav che dice voglio ancora, dice ho tanto. Una persona che ha tutto non vuole ancora. Per questo nel libro Magen Avraham porta che il cambiamento che Rashi fa da Echad a Acher non è casuale. Sappiamo che la Reish e la Daled sono scritti in quasi in modo uguale nelle lettere della Torah. La differenza è che la Daled è scritta non proprio dritta con la parte di su e poi scende, la Reish, la parte di su, poi scende, nella Daled, dalla parte di su, entra un po' verso sinistra e poi scende. Questa è la differenza tra la Reish e la Daled, come sono scritte nella Torah. Dice il libro Magen Avraham. La differenza tra Echad e Acher è una Yud, perché quel piccolo puntino là, cosa vuol dire la Yud? Che dal momento che lui è andato dall'altro lato, ha perso tutta la Torah che è rappresentata dalla lettera Yud. Per questo Rashi cambia da Acher a Echad, non a caso, ma per dirci appunto questo. E da qui possiamo già collegarci al Balaturik, anche il Balaturik dice Kriyei, manca la Yud, vediamo che già due posti mancano la Yud, sia nella Torah che Rashi anche stesso. E vediamo che la Gemara, appunto, nel trattato di Sanedrin, Kufyud, Kufchet, Kuftet, Kufyud, 3, 3, 4 da Pim, la riporta la Gemara. Per colpa di Korach, scrive lì la Gemara, con la Meharer achar Rabo che Meharer alla Shrina, con la Cholek al Rabo che Cholek alla Shrina. Chiunque dubita sulle parole del proprio Rav è come dubitare sulle parole di HaKadosh Baruch Hu, e chiunque va contro il proprio Rav è come andare contro le parole di HaKadosh Baruch Hu. E conosciamo tutti il famoso Rashi, che Rashi quando si parla di Rabbanim, quando si parla del Rav, che Rashi dice al Talmidei Chachamim, al Rabbanim, gente molto grande, Afilu yagidu lecha al yemin shul smol ve al smol shul yemin, anche se dicono sulla destra che è sinistra e sulla sinistra che è destra, agli arerachrem, non devi discutere. Quello che dicono i Chachamim è santo, abbiamo dato già una volta tutta una lezione sulle parole dei Chachamim, come HaKadosh Baruch Hu quando un Chacham parla da un punto di santità, un punto di verità, un punto veramente di genuino, senza nessun interesse, anche se può essere che dice qualcosa di sbagliato, HaKadosh Baruch Hu cambia la realtà per far diventare le sue parole giuste. Perché? Perché il Talmid Chacham porta al popolo di Israele la parola di HaKadosh Baruch Hu. Quindi anche se forse ha sbagliato, la realtà cambia per andare come lui. Per questo vediamo che Korach veramente è andato contro HaKadosh Baruch Hu, ma la sua Ta'anà, quello che voleva dire, aveva un punto. Abbiamo tutti fatto il Brit Milà, dice Korach, come porta Rabbeinu Efraim, Rav Lachem, ki kol ha'edah, Lachem ki kol ha'edah, se guardiamo le ultime quattro lettere, compongono la parola Milah, ovvero Brit Milah. Lachem, perché dice Lachem? Perché dice a voi? Perché Lachem sono le stesse lettere di Melech, di re. Siamo tutti re, non c'è un re e ci sono poi sotto il re. Siamo tutti re perché abbiamo fatto tutti il Brit Milah, abbiamo tutti ricevuto la Torah, siamo tutti parte del popolo ebraico. Dice il Rabbeinu Efraim, per questo Lachem compone la parola Leviim, Kohanim e Melachim. Ci sono Leviim, ci sono Kohanim e ci sono re, non c'è nessun altro, non c'è una categoria sotto queste tre categorie qua. Per capire il nome di Korach, per capire da dove è nato la voglia di Korach di andare contro, bisogna iniziare da Jacob Avinu,
e risalire piano piano fino a Korach per vedere l'origine di tutto. Rashi, all'inizio della parasha, quando c'è scritto Vaikach Korach ben Izzar ben Kehat ben Levi, portano il padre, il nonno e il bisnonno di Levi, dice Rashi: come mai la Torah non ha portato anche il nome di Yaakov? Perché non hai continuato. Velo yizkir ben Yaakov shebivikesh rachamim al atzmo shelo yizkir shmo al machloktam. Yaakov ha chiesto rachamim, ha chiesto pietà, che il suo nome non venga ricordato quando c'è una discussione. Perché Yaakov dice, Ubikahalam al tachet kvodi. Non voglio rovinare il mio nome. Quando c'è Machloket, Yaakov Avinu non è là, perché Yaakov Avinu è chiamato Emet, è chiamato verità. E la verità è che non ci deve essere mai Machloket, non bisogna mai discutere, bisogna sempre trovare il modo di fare la pace, di arrivare a una conclusione positiva per tutti. Derachea dar kenoam vechol netivotea shalom, c'è scritto sulla Torah. Il derech della Torah è una. È un derech piacevole, bisogna essere gentili uno con l'altro, capire uno con l'altro e se c'è un problema cercare di voler risolverlo, non mangiando l'altro, non litigando e non cercando di prendere tutto, ma cercando di capire dal punto di vista anche dell'altra persona e cercare di arrivare a un comune accordo in amicizia e in armonia. Jacob non vuole discutere, Jacob vuole, come tutti i suoi figli, hanno iniziato i 12 Shvatim e sappiamo che i 12 Shvatim purtroppo con Yosef hanno avuto machloket. Yaakov Avinu ha molto sofferto perché Yaakov Avinu ha sempre fatto di tutto per non discutere con nessuno. Per questo porta al Chidushei Arim, che anche in Divrei Yamim, che in Divrei Yamim Korach è ricordato e viene ricordata tutta la sua dinastia fino a Yaakov, non c'è scritto il nome di Yaakov in Divrei Yamim, non c'è scritto il nome Israele. Perché dice il Chidushei Arim, vedi che anche lì Jacob non voleva far parte di nessuna machloket. Torneremo tra poco a Jacob, perché vediamo che Jacob, il motivo per cui è stato chiamato così, è perché lui teneva il tallone di Esav, ma tallone si dice Akev, e HaKadosh Baruch Hu gli ha aggiunto la Yud, Yud che ha preso da Esav, Esav doveva essere chiamato Assui, che era nato già completo. Ma Yaakov gli è stata data la Yud e non a caso gli è stata data la Yud perché Yaakov rappresenta la Torah, come tra poco vedremo, e la Yud anche rappresenta la Torah, i dieci comandamenti, appunto. E vediamo che qua esattamente vengono a mancare. Nella parola Crei ci dice il Balaturi: manca la Yud perché? Perché mancano i 10 comandamenti. Vediamo che Yaakov fa anche parte dei 10 comandamenti. Tra poco collegheremo tutto assieme, ma iniziamo a capire da dove è nata la Midara A. Il brutto comportamento, il comportamento negativo di Korach, qual è l'origine di tutto? Iniziamo dalla Gemara. Gemara sempre Sanedrin Kufiud, Sanedrin 110. Dice lì la Gemara che Yosef ha lasciato tre tesori enormi. Uno l'ha ritrovato Korach, uno l'ha trovato Antoninus e uno, e il terzo, verrà dato quando verrà Mashiach. Spiega al Chida Rabbi Chaim Yosef David Azulai. Per questo c'è scritto Vaikach Korach e Korach ha preso. Cosa ha preso Korach? Korach ha preso uno dei tesori di Yosef da Parò. E dal momento che ha preso questo tesoro da Parò, Korach è diventato presuntuoso. Korach si vantava della sua ricchezza. Per questo Vaikach ha preso come si vantava e andava fiero di tutta questa sua ricchezza. E Korach si fidava della sua ricchezza e pensava che tutta la sua grandezza arrivava dal fatto che era forse il più ricco di Am Israel. E vediamo che Osher Shamur le Baalav le Ra'ato, a volte la ricchezza, quando viene data alle persone sbagliate, diventa la causa della loro caduta, e Korach ne è il classico esempio. Ma Korach ha utilizzato tutta questa sua ricchezza per il male. Quindi come mai Kadosh Baruch Hu gli ha fatto trovare a lui un tesoro così raro, così difficile, anzi impossibile da trovare? Il Siftei Kohen ci racconta come Korach è arrivato a questo tesoro. Nella parasha di Bo,
HaKadosh Baruch Hu dice a Am Israel, guardate, nella Makkah di Choshech, quando ci sarà la Makkah del buio, la piaga del buio, potete entrare in tutte le case e in tutti i palazzi degli egiziani, guardate che tesori ci sono e quando uscite prendeteli. Non è rubare, perché non è rubare? Perché avete lavorato per loro. Se avete lavorato per loro, una persona che lavora va pagata. E visto che non vi hanno pagato ed eravate loro schiavi, quando uscite prendete il vostro pagamento per la schiavitù, per tutti gli anni che avete dato lì a schiavi, a lavorare per loro, a costruire, a fare. Quando uscite bisogna uscire con una ricompensa o con il pagamento. Ma c'era una tribù che non poteva prendere niente. Qual era? La tribù di Levi, perché? Perché loro non erano stati schiavi. Se loro non erano schiavi, allora non potete prendere. Chi può, chi, solo chi era schiavo può essere pagato, solo chi ha lavorato deve essere pagato. Voi Shevet Levi eravate a studiare Torah, quindi non avete nessun diritto a prendere. Quando Korach ha sentito questo, gli è venuta un'avidità. Ha detto Korach, se tutti possono entrare a vedere quello che c'è, anch'io voglio entrare a quello che c'è. Quindi anche Korach entrava nelle case degli egiziani e ha preso. Però non c'era Torah, che la Torah ti diceva che non puoi rubare, ma c'erano le Sheva Mitzvot Bnei Noach, che anche lì c'è scritto di non rubare. Quindi tutto quello che ha preso Korach l'ha preso in modo vietato. Korach non aveva il diritto di prendere dagli egiziani niente, perché non ha fatto parte della schiavitù. Ma Korach era figlio, appunto, di Izzar, di Kehat, di Levi, faceva parte di Shevet Levi. E HaKadosh Baruch Hu vuole bene a Shevet Levi, perché Shevet Levi, né nella Yetziat Mitzrayim, né anche dopo gli Yamsuf, e anche il Chet HaEgel, sono sempre stati accanto ad HaKadosh Baruch Hu, e nonostante vedevano oro, brillanti, gemme, pietre preziose uscire dal mare e poter, o poterle prendere dagli egiziani, non hanno mai toccato niente. Perché? Perché ha detto, HaKadosh Baruch Hu ha detto che è vietato, noi non tocchiamo. Korach ha avuto la tentazione. E non solo ha avuto la tentazione, non è resistito alla tentazione. E visto che non ha resistito alla tentazione, e i Shevet Levi erano tutte grandi persone, e Korach ha avuto questo debole a cui non è riuscito a vincere, dice la Gemara nel trattato di Makot, decimo Dav, Bederech she'adam rotze lalech, molichim oto. Se una persona vuole prendere una certa strada, negativa o positiva che sia, viene aiutata. HaKadosh Baruch Hu ha detto a Korach, tu vuoi ricchezza? Tu sei Shevet Levi, sei la parte spirituale più alta del popolo ebraico. Se vuoi ricchezza, questo è quello che veramente vuoi, prendi. Ti do la ricchezza più grande che esisteva in quel momento là. Cosa è successo a questo? Dopo questo, la causa che Korach è andato contro Mosè era appunto la sua ricchezza. Ma una cosa molto interessante, Moshe Rabbeinu era ricco, Moshe Rabbeinu era molto ricco. Perché? Perché tutti i Shivrei Luchot, tutte le tavole rotte che erano fatte di una pietra molto preziosa, Moshe Rabbeinu ha preso per sé, Kadosh Baruch Hu gliel'ha date, e da lì è diventato molto ricco. Chi guarda il Midrash Rabbah nella Parashah di Emor, spiega lì il Midrash perché il Kohen Gadol è chiamato Kohen Grande, Kohen Gadol. Perché dice lì il Midrash, Cohen deve essere grande in tante cose, deve essere una persona alta, una persona bella, una persona intelligente, eccetera, e una delle cose deve essere ricco. Perché deve essere ricco? Perché gli altri Kohanim lavoravano per lui e portavano lui, se lo si studia da Pinchas, quando Pinchas è diventato Cohen, i fratelli di Pinchas sono andati a, erano, hanno trovato Pinchas prima di nominarlo, che stava prendendo delle pietre preziose nel deserto, stava spaccando le pietre per cercare pietre preziose, hanno detto ai fratelli, tu diventa Kohen Gadol, noi prendiamo per te. Il Kohen Gadol era anche ricco. Quindi sia Moshe sia Aaron erano persone molto ricche, molto benestanti. Ma la differenza è che loro non hanno fatto niente, HaKadosh Baruch Hu ha mandato direttamente a loro. Korach dice, io ho lavorato duro, sono andato ogni casa, ogni egiziano, ho andato a trovare il deserto, ho trovato questo tesoro qua, ho dovuto prenderlo, ho lavorato duro per la mia ricchezza. Perché voi vi vantate? Madua titnasu al Kaal Hashem. Voi due, sia Moshe sia Aaron, la vostra ricchezza non l'avete avuta lavorando. L'avete avuta come? HaKadosh Baruch Hu ve l'ha mandata. Allora io che ho lavorato per la mia ricchezza sono più di voi che non avete lavorato. Quindi vediamo come una tentazione di ricchezza
che ha avuto Korach ha portato ad andare contro Moshe Rabbeinu. Per questo dice il Baal HaTorim, il famoso passuk in Qehelet, Osher Shamuv le Baalav le Ra'ato, a volte la ricchezza porta del male al proprio padrone. Dice il Baal HaTorim, Osher Shamuv le Baalav le Ra'ato, è lo stesso valore numerico, le Oshro shel Korach le Ra'ato Aya. La ricchezza di Korach era per il suo male, stessa gematria, stesso valore numero zi, Osher Shamuv le Baalav le Ra'ato, Baal HaTorim sulla parasha. Cosa ha portato questa ricchezza? Ha portato alla Kina, gelosia. Rabbeinu Bachiei parla lungamente della gelosia di Korach e porta, riassumendo le sue parole, che la gelosia è la più grave, forse, delle midot ra'ot, delle cose negative che una persona può avere. Perché se una persona è gelosa dell'altro, per soddisfare la sua gelosia, farà di tutto per arrivare ad avere quello che l'altro ha. Ma cosa porta questo? Porta a spendere una vita intera perché cercare di arrivare a quello che ha l'altro, e ovviamente se poi arriva quello cercherà un altro e vorrà come lui, e non finirà mai, correrà sempre dietro qualcosa che non lo soddisferà mai. Oppure, l'altra opzione è che è geloso di una persona, di quello che ha. Tutta la sua vita cerca di avere quello e non riceve. Cosa succede alla fine? Una persona ha speso tutta una vita a cercare di arrivare a qualcosa e non l'ha ottenuto e non è mai stato contento di quello che ha, perché pensava che quella cosa lì l'avrebbe fatto contento. Dice il Rabbeinu Bachiei, alla fine questa persona impazzirà da questa gelosia e arriverà o ad ammazzare la persona di cui è geloso, o ammazzare se stesso, ma non ammazzare dal punto di vista di prendere una pistola e sparargli. Rovinarsi la vita è peggio di ammazzarsi. Reshaim vechayem nikraim metim. Un rasha, ovvero uno che non ha buone midot, uno che si comporta male, già nella sua vita è chiamato morto perché niente è godibile nella sua vita, non ha nessun piacere, perché ogni cosa c'è sempre o da far vedere agli altri, o di essere il più bravo. Non è mai contento, non è mai in pace con se stesso. E conosciamo tutti la Mishnah, Akina ata'ava ve'akavod mozi'im et ha'adam min ha'olam. Dice il Netivot Shalom Misloni, se guardiamo queste ultime parashiyot, Be'alotcha Shlach e Korach, in Be'alotcha abbiamo i mitonenim e mit'avim che gli manca il mangiare che avevano in Egitto, si lamentano che non c'è il cibo, ta'ava, meraglim, che le spie che vanno e non vogliono che il popolo entra, kavod, rispetto, non sarò nassi, non sarò capostipite. Korach, gelosia. Akinah, ata'ava e akavod sono esattamente le ultime tre parashiot, Be'alotcha, Shlach e Korach. Ma dice Netivot Shalom Yisroelim di più. Il primo episodio di discussione nella Torah tra due persone erano Cain e Hevel. Cain, nilashon kinah, Cain era geloso di Hevel. Vediamo che, come il primo episodio era di Kinah, anche l'episodio di Korach è anche di Kinah, di gelosia. Dopo Cain e Hevel c'era Dora Mabul, la generazione di Noach, che avevano Ta'ava, avevano tentazioni, avevano voglie, ed era tutto permesso per loro. Per questo, Kadosh Baruch Hu, Mozi'im et Ha'adam min ha'olam, ha dovuto cancellare il mondo perché il mondo così non può esistere. Dopo il Dora Mabul c'era Dora Palaga, Dora Palaga. Era il rispetto, perché HaKadosh Baruch Hu è su di noi, noi vogliamo arrivare fino a lui, e costruiscono una torre per arrivare fino a lui, perché per kavod, per rispetto. Quindi abbiamo queste tre midot qua, Kinah, Ta'ava e Kavod, Cain, Dora Mabul e Dora Palaga. Inizia con Cain, Kinah, gelosia, finisce con Korach, la gelosia. Ma sappiamo che la Mishnah di Avot ci dà anche l'antidoto per la gelosia, per la ta'ava e per il kavod. Qual è l'antidoto? Al shloshad varim ha'olam omed. Il mondo sta in piedi per merito di tre cose: alla Torah, all'avodah, al milut hasadim. Studiando, per lo studio della Torah, avodah, ovvero avodata midot, vincere le nostre midot raot, e gmilut hasadim, aiutare il prossimo. Queste tre cose servono per vincere kinah, ta'ava e kavod. Come vinci la gelosia studiando Torah? Gelosia è la cosa più grave, studiare Torah è la cosa più importante. Come vinci la ta'avà, la voglia, la tentazione di avere cose o di fare cose che non sono permesse? Avodah Atzmit, studiare Musar, Mesilat Yesharim, Chotzadikim, Sharei Tshuva,
studiare Mussar, capire la persona e migliorare le sue midot. Come una persona diventa umile e una persona non diventa una persona che cerca sempre rispetto, che tutti lo rispettano. Gemilut Chassadin, vai a fare chesed, vai a aiutare il prossimo. Quando vedi che il prossimo ha bisogno e tu sei in grado di aiutare, ringrazierai Kadosh Baruch Hu per ogni momento che ti dà, perché vedi qual è la situazione di altri, non cercherai di avere cavò, cercherai di aiutare gli altri. Quindi Torah, Avodah e Gmilut Chassadim servono a vincere Kinata, Avai, Kavod. Da qui possiamo capire come mai Kinata, Avai, Kavod sono le tre cose che por ci portano fuori da questo mondo qua. Perché sono tre cose che iniziano e rimangono tante volte nel pensiero della persona. Una persona è gelosa a volte, ma non vuole far niente perché non vuole far sapere, però rimane questa gelosia dentro. Una persona vuole fare a tentazioni e non riesce a trattenersi, ma tante volte rimane dentro e dice: appena ho un'occasione lo faccio. La stessa cosa a Kavod, una persona a volte fa di tutto per ricevere Kavod, ma sono cose nei pensieri. Inizia dal pensiero della persona. E Korach ha visto come la ta'avà del mangiare ha portato a risultati disastrosi. Korach ha visto come la voglia di avere onore dai meraglim ha portato dis risultati disastrosi. Ma Korach non si è fermato. Korach è andato nella midà peggiore che c'era, ovvero la midà di gelosia. È andato fino alla fine, e questo è quello che è successo. C'è scritto là: Akinah ata'avà ve'akavod motzim adam min ha'olam. Vediamo che in tutte e tre le occasioni ci sono stati dei morti. Perché Mozzim et Adam min Haolam? Perché chi ha Kinah è perché non ha studiato Torah. Se non hai studiato Torah, che la Torah è rappresentata dai 10 comandamenti, ti dice il Balatur in Kriye Aida, senza l'aiut, perché? Perché Korach non ha fatto parte della Torah. Ti dice Rashi, Echad Acher, manca l'aiut, perché? Perché la Kinah la vinci con la Torah e la Torah è rappresentata dall'aiut. E se la Torah la vinci, se la Torah ti fa vincere la Kinah, tu non hai messo Torah dentro di te per vincere la gelosia, ma hai iniziato da una tentazione di ricchezza, sei arrivato a voler rispetto, e per voler rispetto eri geloso di chi aveva rispetto. Vediamo che Korach ha fatto tutto il percorso di Kinah, Tahavah, Kavod all'opposto. Per questo, Motziim et Haadam min Haolam, per questo, nonostante tu apparentemente hai fatto solo una discussione ed eri contrario a Moshe Rabbeinu, Motzime ta Adam min Haolam, vieni tolto da questo mondo qua, per questo questa era la tua punizione. Da qui possiamo tornare a Jacob Avinu. Sappiamo che questi tre peccati, Kinah, Tahavah e Kavod, sono l'origine dei tre peccati di Gilui Aroch, Shpichut Damim e Avodah Zarah, i tre peccati per cui la persona deve morire: adulterio, idolatria e omicidio. Derivano tutti da Ta'avah, Kinah e Kavod. Jacob Avinu, che sappiamo che ha messo a posto il primo peccato, che era composto da Avodah Zarah, Gilui Aroch, Shpichut Damim, ha speso la sua vita, per questo c'è scritto Jacob Avinu Lomed, perché è tornato alla prima situazione di questo mondo qua, ovvero Adam Rishon prima del peccato. Dice Jacob Avinu: io che tutta la mia vita ho lottato per cosa? Perché non ci sia Kinah, Ta'avah, Kavod, perché non ci sia Avodah Zarah, che non ci sia omicidio, che non ci sia Io che tutta la mia vita ho speso per quello, non voglio essere ricordato qua. E non solo, sappiamo che le tre midot, Torah, Avodah e Gmilut Chassadim, appartengono ad Avraham, ad Yitzchak e da Yaakov, nell'ordine opposto. Avraham e Gmilut Chassadim, titen chesed, titen emet le Yaakov, e chesed l'Avraham. Yaakov Avinu era l'Avodah Atzmit, Avodat Hashem, era Yitzchak Avinu, scusate. L'ultimo era Yaakov, quindi Ta'avah, Kinah, Akinah, Ta'avah e Akavod sono Avraham, Yitzhak e Yaakov. Yaakov è la Kinah. Yaakov vince la Kinah perché Yaakov è la Torah. Quindi la Torah vince contro la gelosia di Korach, e Yaakov è il rappresentante di come si vince la gelosia. Per questo Yaakov Avinu dice: io con Korach non voglio niente a che fare, perché lui è esattamente l'opposto di me. HaKadosh Baruch Hu aveva grandi piani per Korach. Si guarda il Midrash, Midrash Rabba 18-17, porta lì il Midrash,
che Aaron e Korach erano uguali dal punto di vista di santità. Se erano uguali, perché, torniamo alla domanda di prima, perché Izzar ha dato a suo figlio un nome come Korach? Dice lo Zohar, il motivo non è perché era figlio di Esav. Korach, radice Kereach, ovvero pelato. Sappiamo che Shevet Leviv doveva radersi i capelli. E dice, racconta lo Zohar, che dal momento che ha visto Korach che lui si doveva radere i capelli, ma Aaron HaKohen aveva tutti i Shmoneh Bgadim di Keunah Gdolah, è lì che è iniziata la gelosia, dice, io devo radermi i capelli e lui è vestito così bene, anch'io voglio essere così. Ha detto a Kadosh Baruch Hu a Korach, Korach, tu sei una così grande persona, io ti ho nominato un Levi, sei così grande persona, sei una così grande persona che come c'è Korach in questo mondo qua, c'è anche Korach nei mondi alti, nei mondi spirituali. Ma Korach ha detto, no, io voglio essere come Aaron era geloso. Dice a Kadosh Baruch Hu, se tu sei una persona così santa, ma la gelosia ti rovina, la voglia di kavod, la voglia di rispetto ti rovina, sappi che non puoi tornare da me. Per questo la terra si è aperta e ha risucchiato tutti quelli che hanno fatto parte di questa discussione. Perché? Perché voi non fate parte del mondo di su. Achina tavav kavod motzimeta adam mina olam. Dice il Mabit nel suo libro Bet Elohim, non c'è scritto mina olam hazeh o mina olam haba. Perché? Perché li tira fuori da tutti i mondi. Per questo dovete entrare dentro la terra. E fino a oggi, così porta la Gemara, ci sono quelli che hanno fatto parte di questa machloket che urlano Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe Emet, Vetorato Emet. Per dirti, abbiamo discusso con Moshe Rabbeinu, abbiamo litigato, ma Moshe Rabbeinu aveva ragione. Moshe Emet, Vetorato Emet, e Emet e Torah sono le stesse midot di Yaakov. Quindi vediamo che Yaakov Avinu è l'opposto, quindi Yaakov Avinu non vuole avere niente a che fare in questa parasha qua. E sappiamo che il pasuk che diciamo prima di sentire lo shofar in Rosh Hashanah, l'amnatzeach livnei Korach mizmor, ricordiamo i figli di Korach, perché i figli di Korach, nonostante il loro padre era un rasha, nonostante il loro padre non ha fatto teshuva, loro all'ultimo momento hanno fatto teshuva. Quindi noi, prima di sentire lo shofar, che lo shofar ci ricorda la teshuva nel giorno importante di Rosh Hashanah, ci ricordiamo dei figli di Korach che all'ultimo hanno fatto teshuva e si sono salvati. Questo è quello che ci ricordiamo. Il momento prima del suono dello shofar, l'amnatzeach livnei Korach mizmor. Ci dice lo Zohar, Korach era grande come Aaron, aveva le potenzialità di essere come Aaron. Dice il Chidushei Arim, portando le parole del Zohar, che il motivo per cui c'è un Kohen Gadol, ovvero il sommo sacerdote, ma non c'è il sommo Levi, è per colpa di Korach. Korach aveva tutte le qualità per essere un sommo Levi, come c'è il Kohen Gadol, ci doveva essere un Levi Gadol, e questo era Korach. Questa era la qualità di Korach, questa era la grandezza di Korach, questa era la potenzialità che Korach aveva. Ma iniziando da una tentazione di denaro in Mizraim, è arrivato poi a voler essere capo perché HaKadosh Baruch Hu gli ha dato, perché era una persona così grande. Ma quella è stata la sua rovina. Il motivo per cui non c'è un Levi Gadol, perché non c'è mai stato fino al giorno d'oggi una persona così adatta, di così grande qualità come Korach, ma si è rovinato per le sue midot, così porta al Chidushei Arim. Korach poteva arrivare al più grande livello, poteva equivalere a Moshe ad Aaron come spiritualità, per questo a Kadosh Baruch Hu gli ha anche dato materialità, ovvero ricchezza come loro, ma Korach ha usato tutto questo per il male. Da questa parasha dobbiamo imparare che a Kadosh Baruch Hu dà alla persona quello che la persona ha bisogno. Ma se la persona prende qualcosa che non ha bisogno, e non solo prende in cose materiali, in tutti gli ambiti, ogni cosa al suo tempo, e se si segue il piano principale di HaKadosh Baruch Hu, la persona riceverà esattamente quello che vuole. Ma se vai a prendere qualcosa che non ti spetta, oppure lo vai a prendere nel momento sbagliato, c'è una conseguenza. E questo è quello che impariamo da Korach. Impariamo di non essere impulsivi con quello che vogliamo, ma aspettare. HaKadosh Baruch Hu sa esattamente quello che noi abbiamo bisogno. HaKadosh Baruch Hu sa esattamente ognuno di noi il percorso che deve passare in questa vita qua. Non andare a prendere qualcosa che non è tuo, non andare a prendere qualcosa che non ti appartiene. Quello che deve essere tuo arriverà a te, e la situazione in cui sei è la situazione migliore per te.
Questo è quello che dobbiamo imparare. In conclusione, vediamo quello che porta il Panim Yafot, parlando di quello che dice Moshe Rabbeinu nella Parashah di Nitzavim. Parashah di Nitzavim, 30:15. Re Anochi noten lifnechem ayom et ha'chaim ve et ha'tov et ha'mavet ve et ha'ra. Dice Moshe Rabbeinu parlando di Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu ci dà la possibilità di scegliere tra il bene e la vita o tra il male e la morte. Qualche passuk più avanti, che passuk dice, versetto 19, Bacharta b'chaim, scegli la vita. Scegli la vita, scegli una vita assieme ad Akadosh Baruch Hu. Questo è quello che l'ebreo deve scegliere. Dice il Panim Yafot una cosa molto bella. Se prendiamo Korach, Korach come ognuno di noi ha l'opzione, Re Anochi noten lifnechem ayom et ha'chaim ve et ha'tov, prendere il bene e la vita, o et ha'mavet ve et ha'ra. Ogni persona può scegliere tra il bene e la vita, e Chas v'Shalom l'opposto. Korach cosa ha fatto? Ha scelto Ra. Dice il Panim Yafot, se prendi Korach, valore numerico senza la Vav, valore numerico di Korach 308, se prendi Ra, la parola Ra, valore numerico 270, arrivi a 578, che è l'esatto valore numerico di Machloket più il Kohel. Korach scegliendo Ra è arrivato a Machloket. Korach scegliendo il male è arrivato alla discussione. Ma cosa sarebbe successo se Korach avesse scelto Chaim? Re Anochi noten lifnechem ayom et ha'chaim ve et ha'tov et ha'mavet ve et ha'ra. Korach ha scelto Ra, è arrivato a Machloket, è arrivato alla morte. Cosa sarebbe successo se Korach avesse scelto la vita? Dice il Panim Yafot, Korach abbiamo detto, valore numerico 308, Chaim, valore numerico 68, 308 e 68, 500. 308 e 68, valore numerico 378, dice il Panim Yafot, è l'esatto valore numerico di Shalom. 376 è il valore numerico di Shalom. E chi è Shalom? Shalom è Aaron HaKohen. Korach e Chaim assieme fanno Shalom. Shalom era Aaron, dice il Midrash. Korach e Aaron erano uguali. Ma Korach ha scelto Machloket, ha scelto il male. Se Korach avesse fatto la scelta giusta, sarebbe arrivato al livello di Aaron, sarebbe arrivato al livello di Levi Gadol, come c'è Aaron nella Keunah, così ci sarebbe stato Korach nel Levi Gadol. Questo è quello che impariamo da questa parasha, di non andare contro la volontà di Hashem, con la cholek al rabò, che cholek alla Shekhinah. Chiunque va contro i Talmidei Chachamim, chiunque va contro i Rabbanim, è come se va contro HaKadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu è stato scelto da HaKadosh Baruch Hu, Korach gli è andato contro, ed è andato contro HaKadosh Baruch Hu. Da una scelta sbagliata è arrivato a questo. La persona deve fare le scelte giuste, la persona deve avere emunah nella sua scelta, deve avere da'at Torah, deve avere pensieri di Torah quando fa una scelta. E Bezrat Hashem sceglierà, ubacharta b'chaim, sceglierà la vita, sceglierà il bene, e porterà una vita serena e pacifica su se stesso. Shabbat Shalom.